E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a vedere come collegare lo SkyQ Mini con il cavo Ethernet. Perché faccio questo video? Faccio questo video per spiegarvi come collegare in modo corretto lo SkyQ Mini col cavo Ethernet. Se avete problemi di connessione Wi-Fi, cioè che significa che il decoder non si connette bene con il vostro Platinum per varie cause che possono essere o lunga distanza o ci sono delle pareti molto ampie e quindi il passaggio dei cavi e quindi il passaggio del wifi è molto difficile. Allora noi che andiamo a fare? Andiamo a collegare tutti e due i cavi sullo SkyQ Platinum e poi in un secondo momento sullo SkyQ Mini. Non dovete collegarli direttamente, cioè che significa? Bisogna collegare prima lo SkyQ Platinum dal vostro modem, router, quello che sia, fino allo SkyQ Platinum e poi con un cavo Ethernet partire dallo SkyQ Mini e arrivare al vostro router. Che fa il vostro router? Il vostro router farà da switch e questo switch manderà i dati per la visione e per tutti i contenuti di Sky su tutti i vari mini che collegherete con il cavo Ethernet. Allora, io adesso qui vi faccio vedere quello che succede. Io adesso ho già collegato il cavo Ethernet dal mio SkyQ Platinum al modem router e adesso qui ho portato un cavo Ethernet che dal mio router arriva fino qui allo SkyQ Mini. Quindi noi che andiamo a fare? Se avete una schermata del genere o vi dice questo non è più disponibile, problemi di connessione di qua e di là, la cosa è molto semplice. Gli altri dicono di disattivare il wifi, ma io lo sconsiglio. Perché? Perché in pratica alcune volte fanno determinati aggiornamenti e lui si connette anche in wifi. Quindi è meglio collegarlo con il cavo e lasciarlo così, anche perché lui prende tutta la configurazione e va in automatico a configurarsi. Quindi vedete, ecco qua, abbiamo collegato il nostro cavo e il nostro mini si sta sincronizzando da solo. Alla divisione Ecco criminale del qui, il decoder si è configurato, come vedete, tutto quanto, basta che usciamo. Adesso ci sarà, ovviamente, lui si sta piano piano aggiornando. Ci vorrà un po' di tempo per aggiornarsi e configurarsi da solo, letteralmente da solo. Non dovete fare altro che collegare il cavo via LAN. Questa cosa la potete fare tranquillamente a casa vostra. Vedete, qui funziona come prima. Io non ho dovuto fare nessun accoppiamento. L'importante, come vi ho detto, è che dovete collegare il vostro SkyQ Platinum con il cavo dallo SkyQ Platinum al vostro router. E adesso funziona tranquillamente i contenuti di carica e voi vedete. Quindi, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale.